Mezz'ora al TG, in collaborazione con Gruppo Isaia, dimagrire mangiando, Nada Fornada, gioielli tattili, Yumna Academy School, scuola forense di grafologia. Buonasera. Oggi doppio argomento, apriamo subito con l'angolo della DCA, sono i disordini alimentari. Lo facciamo insieme ad Angela Aurora, la conosciamo come Angry o Mollichina Russo, e il dottore Alessandro Raggi, psicoterapeuta, responsabile nazionale dell'organizzazione dei centri ABA, Associazione per la ricerca e cura di anoressia, bulimia e nuove dipendenze. Buonasera dottore, che cosa si può fare per l'anoressia, per l'autolesionismo e per tutto ciò che la singola persona in questo momento decide di fare a se stessa in un tempo molto breve, perché poi dobbiamo ricordare anche che le funzioni vitali sono fondamentali e hanno una caduta abbastanza rapida. Sì, buonasera innanzitutto. Cosa si può fare per l'anoressia? Richiederebbe molto tempo per rispondere, sì. Proverò sinteticamente a dire che innanzitutto vanno fatte delle cure appropriate e tempestive, questo senz'altro. Poi per capire il livello di appropriatezza delle cure c'è bisogno che il soggetto in qualche modo chieda aiuto ad un esperto. Ecco, io chiamerei dottore Angie, che ha un suo blog dove io ho trovato delle parole chiave che mi sembrano alla base delle emozioni. Sono quelle primarie: rabbia, paura, tristezza, gioia, disgusto. Le definiamo, Angie? Allora, rabbia perché non riuscivo ad uscire da una routine in cui che mi ero creata da sola. Tristezza perché ero molto depressa e quindi la tristezza è un elemento fondamentale secondo me nei DCA. La gioia è quella che agogniamo tutti alla gioia. Spesso questa gioia ci lascia un po' vuote perché è momentanea. Il disgusto è per quello che vediamo allo specchio. Angie, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che tu hai rischiato il coma? Sì, io ho rischiato il coma perché i miei parametri vitali non erano più compatibili con la vita. Io avevo il potassio a 1 praticamente. Anche il dottore Raggi mi ha conosciuta in una situazione veramente pietosa. Io veramente sono miracolata, credo. Ecco, dottore, i TSO o l'alimentazione assistita in determinati momenti sono fondamentali? Ma quando non se ne può fare a meno sono sicuramente l'ultima razio. Mi riferisco sicuramente ai TSO. L'alimentazione assistita è un po' diversa dal TSO perché si può fare alimentazione assistita anche con la volontà del soggetto, mentre il TSO prescinde dalla volontà del soggetto ed è veramente l'ultima risorsa disponibile. Angie, in realtà tu ti vedevi diversa da ciò che invece descriveva il tuo specchio. Sì, la mia immagine allo specchio era quasi caleidoscopica in realtà, perché io era come se il mio corpo crescesse sotto i miei occhi. La mia immagine si ingrandiva, io mi vedevo grassa, mi vedevo enorme. Vorrei mostrare, e lo facciamo con l'aiuto della regia, esistono allora dei blog, come si chiamano, Angie, quei blog? Pro Ana. Esiste anche, e questo deve far ancora pensare, anche delle chat di WhatsApp. Nel senso, ve ne voglio mostrare una di storie di persone che si aiutano l'un con l'altra a non mangiare. Eccolo qui, allora lo leggiamo. Mary digiuna da X numero di giorni, un'altra da 2, giovedì non ci sono riuscita. Insomma, alla fine è come se si chiedesse spalla all'altro, cioè si dice quello che non si deve fare, cioè non devono mangiare, se mangiano si devono sentire colpevoli per poi aiutarli anche se mai a vomitare. Infatti è questo, cerchiamo,
queste ragazze cercano di essere spalleggiate in realtà, vorrebbero un supporto, comunque cercano la felicità, ma in realtà non è il digiuno la felicità, non è questo che fa la forza di una persona. No, dottore, perché ricordiamolo che si muore, cioè giusto per essere chiari, si muore. Assolutamente sì, non solo si muore, ma peraltro i morti in Italia sono alcune migliaia ogni anno, solo in Italia, per conseguenze dirette o indirette di DCA. E questa strage è una strage assolutamente negata, quindi lode a voi che ne parlate e ci permettete di ricordare questo elemento importantissimo. È recentissima, dottore, che a Porto Recanati è stata denunciata una blogger di 19 anni che appunto aveva aperto questo blog di Pro Ana, e lì appunto si accompagnava a morire queste ragazze dicendo non dovete assolutamente superare le 500 calorie. Dopo è stata rintracciata, chiaramente dopo la denuncia della mamma. Angie, istigazione alla anoressia, quindi al suicidio, ti sembra corretto? Sì, assolutamente. Anche perché non so neanche come una ragazza pro Ana possa poi vivere con la coscienza, insomma, un po' così sporca. Io non, quando ho aperto il mio blog non sapevo dei pro Ana. Quando ho scoperto queste chat, vedendo il motivo della mia malattia, che era proprio per il fine del suicidio, mi sono detta a quel punto devo lottare perché non voglio morire né io né qualcun altro deve morire per questo. Angie, tu stai facendo l'esatto contrario. Ho seguito e seguo costantemente e attentamente il tuo blog e vedo che invece tu suggerisci come star bene e accompagni le ragazze come te che hanno trovato la forza di reagire, la forza di volersi bene, che è la cosa più importante. E hai anche mostrato le tue foto prima e dopo. Sì, perché molto spesso quando sentiamo un'altra ragazza che ci dice ce la posso fare, si guarisce, non ci crediamo perché diventa talmente un modo di vivere la malattia che non crediamo che ce ne sia un altro più sano. Quindi ho voluto mettere la prova che uscirne si può. Da una situazione di morte, quasi morte, si può tornare alla vita se si vuole. Dottore, si può tornare alla vita se si vuole? Assolutamente sì. Anzi, io se posso, alle comunità che prediligono la pulsione di morte, come queste comunità pro-ana, comunità virtuali, chat pro-ana, io suggerisco sempre di contrapporre le comunità invece che in qualche modo lottano per le pulsioni di vita, per l'eros, come direbbe buon Freud, no? Tra cui Villa Miralago, che è la comunità con cui io collaboro e che ricrea a Varese e ricrea in qualche modo una comunità alternativa e quindi vitale rispetto alle comunità mortifere di cui invece si nutrono queste ragazze. Dottore, siamo proprio in chiusura. Siamo proprio in chiusura. Secondo lei c'è sempre un motivo per chi accade questo? C'è un trauma, una storia passata che segna e ti fa sentire colpevole? Assolutamente sì. Quale sia il trauma e come concorrano poi tutti gli altri fattori di rischio e altri fattori di vulnerabilità soggettivi, crea il mix micidiale che poi porta alla patologia, ma c'è sempre comunque un qualche tipo di trauma nella storia del soggetto. Angie, e vorrei vero? Dire anche nella storia... Angie, è così? No. Sì, è vero, anche nella mia storia c'è un trauma che mi ha scatenato un po' tutto. Possiamo parlarne? Io ho subito abusi da piccola e non l'ho mai denunciata questa cosa per paura perché mi sentivo in colpa. Quel senso di colpa mi ha portato poi al pensiero voglio scomparire. E poi stiamo parlando dell'anoressia, ma c'è anche l'autolesionismo inteso in qual altro senso? L'autolesionismo era il vomito, assolutamente il vomito, e i tagli. Esatto. Io mi tagliavo, io ho passato 12 anni della mia vita a tagliarmi. Dottore, questo è un altro fenomeno. Sì, è un fenomeno che spesso si associa a fenomeni distruttivi come l'anoressia, ma voglio dire anche il concorso Miss Scheletro, di cui si parla in questi giorni, che
è un concorso sempre indetto tramite web da ragazze molto malate, come quella lì di Porto Recanati che è stata denunciata, che incitano altre ragazze a partecipare purché siano il più magre possibile. Io, è un concorso, è una forma di autolesionismo. È un concorso imbarazzante. Grazie di essere stati i nostri ospiti. Cambiamo decisamente argomento. Si parla con Mezz'ora al TG di professioni.